Oddio, turn down for what? Let's go, bitch, sono Power e benvenuti a un nuovo classico per Power. In questo caso sto utilizzando una delle mie classi preferite, una delle più divertenti, che è presa ispirazione da una classe per il competitive, per il cerca e distruggi in questo caso, per modalità come CTF, cioè cattura la bandiera, e uplink. E sto giocando su Combine, una mappa che non esce mai e non vedete mai in questo caso, con questa classe. Devo dire che è uscita una delle mie nuke più belle, ma quello che veramente ho fatto la stessa sera in cui ho utilizzato questa classe è quella che io considero la nuke più bella che abbia mai fatto su Call of Duty, e vorrei farvela vedere assolutamente. Quindi vi chiedo un favore: se questo video raggiungerà 1350 like, allora sì, credo che dovrò editare quella che è secondo me una delle nuclear più belle mai fatte da me, e la metterò ovviamente qui sul canale. Farò ovviamente una mini parte di edit per renderla migliore, eccetera eccetera. Quindi ricordate 1350 like e vi metterò quella che è la nuclear più bella di sempre. Oltre a questo, prima di parlare della classe, quello che c'è sugli accessori e sui perk, voglio dirvi un'altra cosa. Oggi giocherò con il team iDomina, cioè sto parlando di Savi Ultras, Relix, Duke, mio vecchio compagno di team degli NXG Rapid e ex player dei Liquid, per la Challenger Division. Voi direte, wow, Power ritorna nel competitive, yeah! In questo caso sto sostituendo Lumbast, poiché si è dovuto operare allo scafoide e dovrà stare fermo più di 3 mesi, quindi mi piacerebbe tanto che voi un bel messaggio carino a Lumbast su Twitter, perché di voi lo ha, io lo faceste, perché comunque mi dispiace che non può fare questo con il suo team, si è allenato tanto per questo e quindi un po' mi dispiace. Per quanto riguarda il fatto di giocare con loro, sono contento perché mi manca giocare competitive, se devo dirvi la verità, e io amo fare competitive. Giocare competitive richiede 150 miliardi di volte l'abilità che richiede fare pubblica. Voi non mi avete mai visto giocare impegnandomi, molti di voi che sono nuovi, impegnandomi, mettendo tutto me stesso in una partita di pubblica, mentre invece chi mi segue che fa competitive sa qual è la differenza tra il Power che state vedendo in streaming, che si diverte, gioca con voi e cerca di farvi passare un bel tempo, a quello che comunque fa competitive. Per questo, ragazzi, vi voglio dire che sarò live ovviamente dalle 3 più o meno, forse anche prima, per streamare la Challenger Division. Ci sarà più o meno un minuto di ritardo, perché sennò la gente può vedere lo streaming e vedere le nostre tattiche o quello che facciamo. Quindi potete seguirci assolutamente per la Challenger Division, a me e gli Domine Sport. Speriamo anche che sia comunque una cosa prolifica questa di giocare assieme a questo team italiano, perché non avrei dovuto partecipare con i Killerfish. Oltre a questo, se le cose andranno bene, forse parteciperemo anche ad altri eventi assieme. Oltre a questa cosa, ragazzi, che vi voglio dire, un'ultima cosa prima poi di partire con la classe, è che sono molto contento del supporto che mi date, sfegatato, esagerato, ma a volte questo supporto diventa un'arma a doppio taglio, perché come ho già fatto ieri in un post su Facebook, capita a volte che il vostro tifo così sfegatato, esagerato, comunque che ci mettete il cuore e l'anima, a volte diventa un'arma a doppio taglio quando andate a spammare o comunque a scrivere ad altre persone, ad altri personaggi famosi, e alla fine poi mi devo scusare io con queste persone e mi sento in colpa magari per questi atteggiamenti di alcuni di voi. Va bene scrivergli, dire a una persona, oh, gioca con lui, vorrei vedervi giocare assieme, perché magari siete entrambi supporter di tutti e due i giocatori, ma quando questa cosa diventa esagerata, tipo fai schifo, gioca con Power, perché fai ste cagate così, e come se uno deve costringere quello che sta facendo qualcosa, sta mostrando il suo gameplay, per forza giocare con me, è veramente brutto. E finisco che io rimango blacklistato, permettetemi questo termine inglese, magari alcuni di voi non lo conoscono. Comunque, ragazzi, andiamo, diciamo, nel vivo dell'azione, andiamo a parlarvi di questa classe overpower in questo caso. E bene, quello che bisogna dire è che, come state vedendo già dal gameplay, avete già visto spizzato qualcosa. Ebbene, allora, quello che sto usando è un VMP con estrazione rapida e, oltre a estrazione rapida, calcio. Voi direte, perché usi il calcio sul VMP? Ci ho detto che era inutile. Il VMP è una delle poche armi in cui il calcio ha effetto, perché il calcio ha effetto solamente sul rinculo verticale. In questo caso il VMP ha un rinculo verticale in alto a destra, come già detto nel video CUDA vs VMP. Quindi sicuramente aiuta molto a utilizzare sia estrazione rapida che calcio. Quindi, oltre a questo, il VMP ha delle attacche di mira molto buone, in questo caso i mirini metallici, intendo, per chi non lo capisse o non sa questi termini, e quindi mi trovo molto bene. L'unico difetto, come avete visto
dalla patch quella uscita l'8 febbraio, è diminuita di molto la velocità, è aumentata, scusate, di molto la velocità, non la velocità, la lentezza è aumentata con cui mirate quando utilizzate prestigiatore ed estrazione rapida e non siete in corsa con il VMP, quindi dovete stare attenti a questa cosa perché non sarà più veloce come prima se non state correndo, ma ovviamente vi ci potete abituare e fare veramente dei disagi. Come arma secondaria sto utilizzando Overkill, cioè risposta eccessiva, e sto utilizzando l'SVG100. L'SVG100 è un cecchino molto forte, uccide quasi sempre con un colpo, difficilmente, solo sulle gambe mi pare uccide con due colpi, in questo caso mandando un one shot chiunque, uccide pure attraverso i muri se prendete comunque dalla cintola in su, come c'è scritto nella descrizione. E utilizzo il mirino termico. Perché il mirino termico? Allora, il mirino termico paradossalmente è uno dei più difficili e uno dei più inutili forse, perché toglie l'automira, ma allo stesso tempo io giocando da Black Ops 2 col cecchino nelle partite competitive sono abituato ad usare il termico per un fatto che mi piace molto come stile di mirino, mi piace molto come quant'è lo zoom, perché non è uno zoom esagerato, nemmeno è troppo corto come può essere un Varix o altre cose, quindi questo qui è il motivo per cui lo uso. Poi come mirino utilizzo il tremarella, non so se avete presente, è quello che è una sorta di palcoscenico, quello che state vedendo, che è quello più bello perché è come dire bello, sei sul palcoscenico, ora prenditi la kill. Comunque, oltre a questa cazzata che ho detto, che sicuramente mi starete insultando nei commenti per questa cosa, quello che bisogna andare a parlare è degli accessori, non degli accessori, scusate, delle specialità, dei perk. In questo caso utilizzo sciacallo e prestigiatore fondamentale sul VMP, come sul CUDA, perché mira molto lento in questo caso, quindi è un diciamo una specialità molto importante, prestigiatore, per poter mirare più velocemente durante la corsa. Allo stesso modo pure con il cecchino, se siete in corsa e avete in questo caso il cecchino in mano, spero per voi che non l'avete messo, che non siete così folli come me, comunque è molto utile. Allo stesso modo vi serve pure per cambiare arma tra cecchino e mitraglietta velocemente, in modo che così potete continuare le kill, le feed da qualsiasi distanza. Oltre a questo, ultimo perk, maschera tattica, anche se usato in competitive si usa ovviamente con propulsione furtiva e sciacallo non si usa perché è inutile raccogliere munizioni da per terra nel competitive. Quindi questa è la classe, questi sono gli accessori, questi sono i perk. Ora andiamo nel vivo dell'azione. Come si usa questa classe? Come si usa, diciamo, una classe con overkill? Una classe in questo caso con un SMG come il VMP e un SVG vuol dire che è una classe che si può usare da qualsiasi distanza. Questa è una classe completa al 100%. Vuol dire che voi potrete challengeare un nemico che si trova dall'altra parte della mappa, come potrete andare a uccidere un nemico che si trova in un corner con il pompo o col Vesper, sfruttando il fatto che ora comunque il VMP è un'arma molto forte, diventa dopo, diciamo, il nerf del Vesper che c'è stato l'1 febbraio, beh, diciamo che è diventato veramente molto forte. Oltre a questo bisogna anche dire che il cecchino non si usa solamente per fare le kill da distanza, ma essendo un'arma che uccide con un colpo bisogna saperla utilizzare. Molte volte una cosa che mi vedete fare a me è utilizzare il cecchino per premmare porte o angoli quando so che sta per arrivare una persona, fare una kill su quella persona e poi switchare al VMP per continuare le kill, perché sì, è molto utile sparare un colpo di cecchino, primo perché ucciderete subito una persona con un colpo, secondo perché, diciamo, entrerete nella testa degli avversari, se così si può dire, o comunque farete in modo che gli avversari dicano oddio c'ha il cecchino, corriamogli addosso, e voi sarete lì con il VMP a ucciderli. Allo stesso modo è molto utile switchare e cambiare arma tra un VMP e un cecchino per fare le kill, come state vedendo, diciamo, nella parte finale. Vabbè raga, io non so che dirvi, cioè questa penso sia una delle partite più belle che quelli in streaming stanno vedendo, perché il disagio è massimo in questa partita. Lo stupro è elevato. Spawnate tutti dietro, cazzo. Sì, dovrebbe essere una delle mie partite più belle, ma la partita più bella, il bello è che è venuta dopo, quindi io vi invito a, diciamo, a spolliciare, perché è veramente un qualcosa di esagerato. Comunque ci stiamo avviando verso la fine del video. L'ultima cosa che vi voglio dire è che il cecchino, come stavo dicendo prima, è una, diciamo, delle armi più utili da utilizzare in un, diciamo, in una situazione di gioco, perché può essere usata sia da vicino sia da lontano. Sta tutto a voi nel modo in cui, diciamo, la utilizzate. Per esempio, io, come vedete, premo molto col cecchino, faccio la kill, switch al VMP, faccio un'altra kill, dopo aver fatto una o due kill riswitch al cecchino, perché mi può aiutare a fare una kill, diciamo, subito, veloce e istantanea su una persona che so che sta venendo da quella direzione. Ovviamente servono riflessi, servono molta abilità, specialmente perché, come vi ho detto, il cecchino non ha automira completamente, proprio zero, con il mirino termico. Con gli altri mirini ha un minimo di automira, quindi aiuta un pochino, ma quindi dovrete sicuramente skillarvi in questa cosa. Comunque ragazzi, ci stiamo avviando alla fine del video. Io sono veramente contento di questa nuclear che ho fatto, di questo gameplay molto bello. Mi pare siamo su una cinquantina di gunstreak, forse una quarantina, non me lo ricordo. Comunque sono tantissimi
prossime gunstreak, come state vedendo, la Nugra l'ho fatta ore fa e sto continuando a fare kill tra cecchino e comunque WMP, che come vedete mi aiuta tantissimo in queste situazioni in cui i nemici sono a una distanza che è sia buona per il WMP sia buona per un fucile d'assalto. Ma col cecchino posso eliminare un nemico che mi sta aspettando scomodo per poi utilizzare il mio specialista, per utilizzare il WMP o comunque per immare da un'altra zona col cecchino e fare un'altra kill. Io spero questo gameplay vi sia piaciuto, io spero vi abbia aiutato questo video e comunque spolliciate, fatemi sapere con un commento come vi trovate, se siete bravi con il cecchino e vi è piaciuta. Ovviamente questa è una classe un po' più particolare rispetto alle altre. Le altre erano classi in cui cercavo di trovare la migliore combinazione tra accessori, perk e comunque stile di gioco per quell'arma. In questo caso questa è una classe che consiglio per un giocatore molto abile, che è in grado comunque di destreggiarsi nelle varie situazioni, perché questa classe usata da un giocatore che sa come muoversi, sa cosa fare in determinate mappe, diventa veramente un tre da carne. Io con questa classe riuscirei a fare veramente molto più di una nuclear a partita e di fila, tra l'altro, perché è incredibile, mi consente di fare qualsiasi cosa. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video. Let's go!